tempi sono maturi per una legge quadro per ridurre l'impatto delle calamità naturali e garantire una qualità della ricostruzione e favorire la salvaguardia dei rischi. Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, intervenuto all'Aquila ad un evento nel quale il sindacato ha presentato le proposte per affrontare diverse questioni. Dalla struttura organizzativa con un comitato operativo nazionale incardinato nella presidenza del Consiglio alla ricostruzione che deve essere dall'inizio anche rigenerazione socio-economica e va in ogni modo garantita la qualità del lavoro sbarrando la strada al massimo ribasso alle finte cooperative. E per fare in modo che dopo i danni da sisma anche il post abbia una coerenza su tutto lo stivale e non tenga conto del momento specifico. Secondo Landini, infatti, nel nostro paese, per quanto riguarda la governance di un post sisma, abbiamo un problema in più con la modifica del titolo quinto della Costituzione, che ha frammentato il livello decisionale nelle singole regioni, il cui effetto si vede anche nelle normative e negli approcci alle ricostruzioni. Vuol dire evitare quello che è successo in questi anni, e cioè che ti trovi con normative tra loro diverse che si sovrappongono e al limite portano all'assurdo che la stessa persona, a seconda del terremoto, dei danni che ha ricevuto da un terremoto, può avere condizioni diverse. All'Aquila può succedere che se uno ha avuto un danno nel 2009 o nel 2016 ha due trattamenti diversi. Ecco, credo che questo sia un esempio che renda molto chiaro che una legge quadro comune è un elemento di vantaggio per tutto il paese e per le persone. Anche per il commissario per la ricostruzione post-sisma del Centro Italia, Giovanni Legnini, occorre stabilire la governance che deve guidare il processo quando finisce l'emergenza e inizia la ricostruzione, che in media dura non meno di 10 anni. I gruppi parlamentari e le strutture tecniche, ha confermato Legnini, stanno lavorando ad un testo di legge delega con un codice delle ricostruzioni, con una disciplina dei diritti dopo un evento catastrofico, in quale misura e a beneficio di chi. L'altro grande pilastro, ha concluso Legnini, della futura legge quadro è la codificazione del procedimento, senza cui i diritti non possono essere garantiti e diventare realtà.